Ciao a tutti! Oggi prepareremo la torta ricotta e mandorle. Il tempo di preparazione della ricetta è di 1 ora e 20 minuti circa. Gli ingredienti sono ricotta, uova, tuorli e albumi separati, zucchero, burro morbido, vanillina, farina di mandorle, sale, scorza di limone, succo di limone, mandorle a lamelle. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta posizionando sulle lame la farfalla. Versiamo gli albumi, il sale. Mi raccomando, gli albumi devono essere a temperatura ambiente. E li facciamo montare per 4 minuti a velocità 3,5. Gli albumi sono ben montati, trasferiamoli in una ciotola capiente. Senza lavare il boccale, mettiamo lo zucchero e la scorza di limone. E lo facciamo polverizzare per 15 secondi a velocità 10. Riuniamo sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungiamo il burro. E facciamo amalgamare per 4 minuti a velocità 4. Aggiungiamo la ricotta la vanillina i tuorli il succo di limone e facciamo amalgamare per un minuto a velocità 4. Riunire sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungere la farina di mandorle. Facciamo amalgamare per 30 secondi a velocità 4. Trasferiamo il composto nella ciotola con gli albumi. Ed amalgamiamo delicatamente con la spatola. Trasferire il composto in una tortiera in silicone oppure foderata con carta da forno. Spolverizziamo con le mandorle a lamelle. Cuocere in forno preriscaldato statico a 170 gradi per 45 minuti circa. La torta è cotta. Lasciamola raffreddare del tutto prima di rimuoverla dallo stampo. Torta ricotta e mandorle. Grazie e alla prossima ricetta!